Novità importanti quelle che sono emerse dall'incontro svoltosi ieri tra i rappresentanti del territorio cilentano e i responsabili di Rete Ferrovie Italiane per ridiscutere da subito la conferma del servizio dell'alta velocità nel Cilento per la prossima stagione estiva, ma anche per chiedere un mantenimento del passaggio del Frecciarossa per tutto l'anno. Si ritengono soddisfatti dell'esito i partecipanti all'incontro ed in primis il sindaco di Morigerati, Cono D'Elia, membro del direttivo del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diane Alburni, che ieri era presente al tavolo di discussione in rappresentanza dell'ente. Forti dei numeri ottenuti in questa stagione 2018, che parlano di un 35% in più di passeggeri rispetto al 2017, con un incremento, seppur in percentuali variabili, per tutte le principali fermate del Frecciarossa, le richieste dei delegati presenti ieri a Roma sono state in parte accolte. Il Frecciarossa passerà anche il prossimo anno, come anticipato dal delegato del parco Cono D'Elia. Su dei dati certi, per ottobre sapremo sicuramente confermato almeno i 3 mesi. Poi si sta discutendo per l'allungamento. All'inizio la nostra proposta era di avere Frecciarossa tutto l'anno, però poi siamo arrivati un po' a trovare una soluzione, per cui abbiamo immaginato uno step successivo, che è quello che oltre i 3 mesi di prolungare da aprile fino a ottobre per l'anno prossimo. Poi bisogna un po' stabilire le modalità, bisogna capire un po' le risorse disponibili, le richieste di Trenitalia, per cui chiaramente questo oggi è oggetto di una discussione all'interno di questo tavolo. Però quello che abbiamo sicuramente registrato è la disponibilità sia di Trenitalia e soprattutto la disponibilità della Regione a metterci quelle risorse necessarie per arrivare al prolungamento del periodo. Positivo riscontro quindi per la semplice rassicurazione del passaggio dell'alta velocità anche per il prossimo anno, in maniera tale da poter programmare la stagione estiva, soddisfacendo così alle richieste anche degli albergatori. Ma ciò non basta, il potenziamento dei collegamenti ferroviari resta fattore primario su cui investire per migliorare la mobilità dell'area parco. Io sono sempre dell'idea che migliorare l'accessibilità bisogna migliorarla un po' tutto l'anno, anche perché sicuramente per andare incontro a quelle che sono e migliorare le opportunità turistiche, però credo anche per migliorare la qualità della vita del nostro territorio in generale. Noi abbiamo un problema enorme, sia da un punto di vista turistico, sia da un punto di vista della qualità della vita, legato al fatto che abbiamo un aeroporto purtroppo troppo lontano. E quindi l'unico strumento oggi che interessa la parte turistica, i distretti turistici, quelli importanti, che oggi ecco, riescono anche a garantire un'economia significativa per i nostri territori, ebbene, l'unico è il treno.